rivolti ai carabinieri, ci siamo rivolti alla prefettura, ci siamo rivolti alla questura, ci siamo rivolti addirittura al Presidente della Repubblica. Una richiesta caduta nel vuoto, a quasi un mese dall'autobomba di Limbadi che ha ucciso Matteo Vinci, ferendo gravemente il padre Francesco, l'avvocato Giuseppe De Pace convoca una conferenza stampa. L'appuntamento con i giornalisti è lunedì 7 maggio a Vibo Valentia, un'occasione per riaccendere i riflettori sul grave episodio di cronaca che ha sconvolto un'intera comunità. Dopo 4 settimane dell'attentato terroristico mafioso che ha falciato la vita di Matteo Vinci e gravemente ferito suo padre, tuttora ricoverato in terapia intensiva nel centro Grandi Ustioni di Palermo, scrive l'avvocato De Pace, non è stata ancora assegnata la scorta a protezione della superstite Rosaria Scarpulla, coraggiosa testimone di giustizia. Qua incominciando adesso che devo andare a prendere i bambini a scuola, devo fare tutto il giro e per andare a bagnare, devo andare a Pellegrini e scendere, poi salire di nuovo qua. 5-6 volte al giorno devo farlo. Danni di tutti i modi. 4 mesi di disagi e pericoli che stanno mettendo in ginocchio la frazione di Pellegrina di Bagnara e le sue attività economiche. Dallo scorso 10 gennaio una frana ha interrotto la strada di collegamento con il popoloso centro senza che ANAS, comune e istituzioni preposte siano riuscite a trovare una soluzione. È stata la prima volta che ho visto come si monta un TG e come si realizza un giornale. È stata un'esperienza fantastica. Lui è Giuseppe Russo, il piccolo direttore di una redazione in erba formata interamente dagli alunni della prima D della scuola media Murmura di Vibo Valentia. Insieme alle loro insegnanti, Francesca Tulino e Anna Maria Bova, hanno visitato gli studi di LACI, nell'ambito di un progetto scolastico che prevede anche la realizzazione di un TG e di un giornale focalizzato sull'educazione alla sostenibilità ambientale.